Dopo lo stop anche in Abruzzo della somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60, si cerca di garantire richiami con Pfizer e Moderna, ma l'assessore alla sanità Nicoletta Verì al microfono del TG8 si appella al governo e alla struttura commissariale. Scorte fino a domani, bisogna fare presto. Come è noto, dopo i casi di trombosi registrati in Italia e la morte della 18enne di Genova, il ministro della Salute Speranza ha deciso lo stop al vaccino AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni. In giornata intanto una riunione operativa in regione. L'assessore Verì non vuole che venga rallentata una macchina che sta funzionando e che vede l'Abruzzo al terzo posto in Italia per le somministrazioni e si rivolge soprattutto ai 75.000 abruzzesi che hanno avuto la prima dose di AstraZeneca. Questa interruzione della somministrazione del vaccino AstraZeneca anche nella nostra regione ha creato delle difficoltà. Delle difficoltà perché dobbiamo riorganizzare tutto, diciamo, il programma che avevamo messo in atto. Noi stiamo seguendo le linee del Ministero, le linee del Comitato Tecnico-Scientifico. Proprio oggi ho indetto una riunione con le ASL. Ad oggi gli indirizzi che ci sono è che per la seconda dose bisogna dare un vaccino eterogeneo, quindi diverso dal precedente. Aspettiamo ulteriori direttive, in ogni caso abbiamo delle dosi sufficienti fino a domani, chiederemo altre dosi, ma soprattutto stiamo continuando una campagna vaccinale che ci vede ancora tra i primi posti a livello nazionale e quindi in attesa di quella che è un'evoluzione e parallelamente una rimodulazione del nostro programma. Potrebbero esserci dei ritardi nel cronoprogramma delle vaccinazioni. Ritardi dovuti alla mancanza di dosi di vaccino, perché noi abbiamo una programmazione in atto, abbiamo già modificato la piattaforma Poste e quindi abbiamo solo bisogno di vaccini, ma soprattutto dare quella sicurezza ai nostri corregionali, che forse questo è l'elemento più importante in questo momento. Per i tempi non si può ancora dire nulla. No, per i tempi siamo ancora in attesa di questi indirizzi. Noi continuiamo con la nostra programmazione che ci vede ancora conforme a quello che è stato un nostro programma. Adesso verifichiamo giorno per giorno.